Allora, mi volete lasciare andare? Non ho fatto niente. Ah, ma davvero? Tu chi cazzo sei? Agente speciale Foster Grande, le forze speciali. Ah, che palle, non ho fatto niente. Scusa un momento. Prego, agente speciale, si serva pure. Che cosa sai dirmi di Jack Walsh? Andiamo, le sigarette uccidono. Come le donne, non quella giusta. Io ho un rapporto stupendo con mia moglie. È bella forte, è stata vicina a te e ai tuoi milioni. Non sono un milionario, Jack, ho dato tutto in beneficenza. E non ti sei tenuto qualcosina per te, Johnny? Solo i mezzi per scappare e nascondermi. Ah, certo. Posso dirti perché non vivi più con tua moglie? Perché? Basta che la smetti di rompermi le scatole. Si è risposata con un altro tenente. E io non sono molto popolare alla polizia di Chicago. Perché non sei molto popolare? Insomma, non ci conosciamo nemmeno. Perché? Perché? Insomma, perché non smetti di fumare, di spegnere quella sigaretta? Lo sai che fumare danneggi te e chi ti sta intorno? Ma perché non vuoi stare zitto e lasciarmi un po' in pace? Insomma, fa quello che vuoi, torna a dormire e lasciami stare. Spegni quella sigaretta. No, insomma, lasciami stare, torna a dormire. Spegni quella sigaretta. È proprio una bella rottura questo qua. Dai, credevo che l'avessi spenta. No, non ho spento un bel niente. Perché non sei molto popolare alla polizia di Chicago? È arrivato Sid. Ah, Sid, finalmente sei qua. Ascolta, per quanto riguarda la situazione del Duca, non ti preoccupare. La situazione verrà liquidata. Alonso, non mi ringrazi che ho fatto il lavoro al posto tuo. Grazie, Walsh. Via, via, via. Walsh, figlio di puttana. Chi erano? Chi erano? Ma perché hanno sparato? Niente. Erano gli uomini di Serrano, quelli ci vogliono vedere morti entro il giro di 24 ore. Alonso Mosley, non è il nome che usavi tu? Un attimo, fa un po' vedere. Guarda qua quante belle informazioni. Il telefono di Mascone è controllato. Figli di puttana. Che stai facendo? Che cosa vuoi fare? È un giochetto personale fra me, Alonso. Niente di fatto. Niente di fatto. Ridillo un'altra volta. Niente di fatto, c'erano poliziotti dappertutto, era un casino, Jim. Idioti senza cuore, avrei dovuto finirvi quando avevo l'opportunità, avete capito? Quindi adesso datevi una mossa, andatelo a prendere dovunque diavolo si trovi, e se non vi trovate senza lui, vi spezzerò il cuore con una matita, sono stato chiaro? Ma la vuoi piantare? Stavo parlando con lui! Avrei dovuto farlo già da tanto troppo tempo. Non dire una parola, Jimmy, non dire una parola, sennò altrimenti mi alzo e ti spacco il telefono in testa. È impossibile. Vengo qua dopo 9 anni e l'unica cosa che gli dovrò dire è: mi prestate un centinaio di dollari. Credo che questa visita ti farà molto bene. Stai benissimo. Ciao, Gail. Ciao. Salve. Salve. Come va? Ho
sentito parlare di voi due nel notiziario di questa mattina. E cosa hanno detto? Niente di buono. Sei un mare di guai, Jack. Posso entrare per due minuti? Posso entrare per due minuti? Sì. Scusa se ti rubo un po' di tempo, ma ho bisogno giusto di un po' di soldi per riportare a Los Angeles. Lo sai che io non ho i debiti. Non penso di avere in casa tutto il contante che ti serve. Credimi, mi sento veramente imbarazzato, eh. È meglio che te ne vai a casa. Ted arriverà e arresterà te e lui. Ci arresta tutti e due. Questa è bella perché io sono un po' corto con le bustarelle. Come va con il tenente? Capitano adesso. Ah, capitano, ha fatto strada. Jack, voglio che non ti veda. È una giornata sbagliata. Ah sì, Jack, davvero, dai, andiamo, non ti preoccupare. No, 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 adesso voglio chiarirla questa cosa, perché i miei piani di fuga sembra che non coincidano con tutto questo. Ecco, sei sempre stolto. Tutte le volte che ti senti offeso, fai del male agli altri. Ehi, non ho bisogno della tua predica, ok? Non ti faccio la predica, stupido. Non capisci che voglio solo proteggerti. Ah, basta. Ted sarà qui tra poco. È una serata molto importante per lui. Importante? Lasciami pensare. Cosa fanno? Pagano le bustarelle? Adesso basta, vai, esci! Ma non riesci a capire che questi soldi mi servono per andare a Los Angeles e poi addio per sempre questo stramaledetto lavoro schifoso? Ma non riesci ad afferrarlo? Denise. Ciao. Come sei cresciuta, tesoro. Va bene, basta, me ne vado, mi dispiace, me ne vado. No, aspetta. Mi dispiace, tesoro, io... Che classe fai? La terza. Sei già in terza media. Le chiavi della macchina, le rotelle che le ho portate in officina stamattina. Ti tratta bene? Sì. È quello che volevo sapere. Ciao tesoro. Sono circa $180 guadagnati come babysitter. No, ma tesoro, davvero, non posso accettarlo. Prendili, ti prego. No, no, davvero, tesoro.